Flavio. Amici, benvenuti alla 18ª puntata della 37ª edizione dell'Ezio Greggio Show. Ormai è un appuntamento, lo sapete, abituale. Ieri sera eravate tantissimi, milioni, milioni, milioni. Ma cosa dico milioni, milioni, milioni? Lasciatemi subito salutare il cast. Al podietto, quel bell'omino del signor Mike Lennon. Eccolo là. E poi alla musica gli Street Clerks. Ciao, ciao, grazie. Bene, allora amici, direi di iniziare subito. Ho un ospite che ho corteggiato per anni, anni e anni, ma cosa dico, anni, mesi, e finalmente sono riuscito a farlo venire qui da noi all'Ezio Greggio Show. Signore e signori, a presentare il suo nuovo libro, Alessandro Cattelan! Bene. Ciao ragazztiallora, il mio libro, il sì? libro, sono veramente contento che tu finalmente abbia accettato di venire e ci parli del tuo libro. Intanto grazie a te per l'occasione, perché è un libro a cui tengo molto, è un libro che parla di alcuni aneddoti della mia lunga carriera, insomma, è un libro che parla di scherzi nel dietro le quinte di i miei spettacoli. È un libro che sta andando molto molto bene. Scusa una cosa, adesso però, tu sei Alessandro Cattelan. Sì. Sul libro c'è scritto Ezio Greggio numero uno, ma Ezio Greggio sono io. Scusa, adesso non è che voglio specificare. Aspetta. Effettivamente c'è una... Scusa, ho una proposta. Devo parlare con la casa editrice, perché mi sa che abbiamo fatto... No, parla con me che è uguale, aspetta che ti metto qui questo. Tu dici, facciamo il contrario. Ecco, a posto, grazie. Mi sembra giusto. Perfetto. Allora, fate un applauso a Ezio Greggio, signore e signori. Il numero uno! Il numero uno! I love you. Ezio, Ezio, Ezio. Prego, 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 prego. Dato che è la prima volta che vengo da te, però vorrei sentirmi un po' a casa. C'è mio cugino Marco di Torino. Puoi portare un pezzo di casa mia, per favore? Che volevo mettere un pezzettino. Vuoi arredare un po'? Sì, per arredare un po', ecco, arriva Marco. Un applauso a mio cugino, grazie. Ah, non sapevo della parentela. Pensa alla casualità, lavora qua con noi tutti i giorni. Grazie. Pensa... Perfetto. Ha una cosina... Sì. Ti senti meglio? Sì, ma non è neanche invasiva. No, no, delicata, è delicata, è delicata, è delicata, ma ci sta, perché numero uno sta andando alla grande, perché è un libro che fa ridere, perché si capisce che voi avete riso nelle situazioni che racconti in questo libro. Sì. Io mai avrei pensato che tu e un altro personaggio che ha formato la mia infanzia, cioè il Tenerone, poteste essere stati così bastardi con chi vi stava intorno. Grazie per il complimento, ma ci sta stretto, eravamo altro che bastardi. Delinquenti, dei delinquenti. Eravamo vicini alla delinquenza. Vi divertivate tanto, vi divertivate Assolutamente tanto. Assolutamente sì, era veramente un grande clima. E ovviamente voglio ricordare Gianfranco D'Angelo, che non c'è più, ma ce l'abbiamo sempre qua. È sempre qua. E quindi nello scrivere numero uno ho voluto raccontare di me e Gianfranco, della nostra accoppiata, ma insomma attraverso cose divertenti, soprattutto gli scherzi, ne facevamo quasi tutti i giorni, insomma, quindi è stata una dura scelta trovare quelli giusti da mettere. Quelli da mettere nel libro. E io sono curioso di sapere se le vittime dei vostri scherzi erano completamente casuali, nel senso chi c'era c'era, lo prendevate, o avevate dei bersagli ricorrenti? Beh, c'erano, diciamo, varie tipologie di scherzo, quindi alle volte magari stavamo in studio, c'era Beruschi e con Beruschi era comodo, no? Fare lo scherzo. Altre volte invece erano casuali, magari facevamo una serata, finiva uno spettacolo, rientravamo e quindi ci divertivamo poi a fare uno scherzo a qualcuno, poteva essere un portiere di notte o anche qualcuno che chiamavamo al telefono, dipendeva dall'occasione. Beh, io ho sempre la sensazione, da quando faccio questo lavoro, parlando con le persone più grandi di me che lo fanno da più tempo,
ho sempre un po' questa invidia perché mi sembra di essermi sempre perso il momento migliore. Ogni volta che parlo con qualcuno, dai suoi racconti mi sembra che prima ci si divertisse di più, che prima era più facile ridere, prima era tutto più leggero, e ci si prendeva meno sul serio forse, non lo so, che sì, tempi beh, erano? Sai, sicuramente gli anni 80 e gli anni 90 sono stati anni fantastici, per cui io facevo drive-in in televisione, al cinema c'era Yuppies, e quindi insomma c'erano tante occasioni e anche il clima in generale era un po' più lieve. Adesso insomma veniamo da un periodo in cui insomma prima il Covid, poi la guerra, vai a fare il pieno di benzina, ti devi portare alla ragioniera della banca, ti arriva la bolletta del telefono, scusa, del gas, sì, sì, sì. E ti piglia l'infarto, insomma non è proprio un momento molto sì, i tempi tranquillo. I tempi non aiutano. Sì. Leggendo, c'erano anche però alcuni scherzi, ma anche solo quello del peperoncino che ha raccontato prima Stefano Nazzi, che è una storia vera. Cioè sì, ma Stefano mi ha fatto venire male quando l'ha raccontato. Lui ha quel tono, lui ha quel tono lì, ha quel tono. Però oggi sarebbe complicato farli, nel senso... Sì, è vero, cioè, è vero. C'è un'attenzione in alcuni casi giusta, in alcuni casi... Sì, ma se ci fosse ancora Gianfranco continueremmo a farli uguale, non andreste non dritti, assolutamente. Dritti. Quello che ti ha fatto più ridere quando hai... Quando l'hai messo nel libro, che magari ti ha fatto proprio rivenire in mente quel momento, Ma guarda, insomma, di scherzi divertenti ce ne sono tanti. Ma ce n'è uno, eravamo in Liguria a fare una serata. Finiamo questa serata e rientriamo in hotel. Avevamo notato in hotel, l'hotel era fatto ad Androni, che c'era un eco stranissimo, per cui anche al sesto piano, dalla reception, si sentiva la voce. Per cui rientriamo e non avevamo sonno come al solito io e Gianfranco, andiamo verso il portiere e inventiamo uno scherzo. Quindi Gianfranco dice, scusi, per cortesia mi può dare le chiavi? E comincia a tossire un pochettino. E vediamo il portiere che si comincia a preoccupare, perché questo suono, il colpo di tosse rimbombava. Amplificato, sì, sapendo. Per cui dice, mi dà le chiavi? E lui, per favore, piano, ma dico, piano cosa, scusi, non vede che sta male? E Gianfranco comincia ad aumentare la tosse. Delle urla disumane. A un certo punto comincia ad affacciarsi qualcuno dai vari pianerottoli e a guardare che succedeva. E il portiere, per favore, piano, sta morendo. La gente si avvicina, cominciano a scendere. Lui cerca di prendere D'Angelo per portarlo fuori. Io, come giocatore di rugby, lo placco, lo butto per terra e comincio a fargli una respirazione prima toracica e poi un po' di bocca a bocca. Gianfranco imperterrito, poi era bravissimo, diventava blu, tosse, convulsioni, insomma io dico, ma cosa fa? Vada di là, prenda la puntura di Valium, facciamo qualcosa. Dice, ma Valium, io faccio il portiere, mica faccio il dottore. L'infermiere, sì. E allora dico, un bicchiere d'acqua, va di là, prende il bicchiere d'acqua. Nel frattempo praticamente l'80% della clientela era svegliata ed erano tutti attorno come adesso qua a teatro, uguale, la stessa cosa. Insomma, finalmente arriva l'acqua, prende l'acqua e Gianfranco magicamente smette di tossire. Sì, l'acqua magica. Si alza e dice grazie, quasi piangendo, grazie. Prendiamo un po' d'aria, usciamo fuori all'aperto. La gente, Greggio, sta meglio D'Angelo? Sì, sta meglio, grazie, ha preso freddo, tutto a posto. Siamo all'esterno, aspettiamo, non so, 3-4 minuti, rientriamo. La gente ovviamente era rientrata nelle proprie camere. Appena rientriamo, io dico grazie, lei ha salvato la vita, un bicchiere d'acqua cazzo gli aveva dato. Non era... sì. E dico, vabbè, lei gli ha salvato la vita, rientriamo, grazie ancora, mi dà la mia chia... Comincio io. Ho cominciato subito, convulsioni, subito per terra, urla tutte e due, Ezio non ci lasciare, mi sbatacchiava, la gente è uscita, applauso, sì. E allora ci siamo alzati io e Gianfranco, abbiamo preso il portiere, l'abbiamo messo in mezzo e abbiamo ringraziato il pubblico. Parte della commedia. È uno spettacolo gratis, si sono guadagnati uno spettacolo gratis. No, io non lo so, volevo bere veramente. Sì. No, tu dicevi, io e Gianfranco, anche in un momento in cui c'è magari più attenzione al politicamente corretto, saremmo andati avanti a ridere. Sì, un altro sì. Che con te ride tanto è Iacchetti. Cioè, ogni tanto proprio non riuscite a ti smettere... Ti saluta tanto Enzino. Saluta. Saluta tutti voi, sì. Saluta la Rai. Saluta... Allora, anche noi abbiamo... degli inside jokes, delle cose che ci diciamo fuori onda, perché in onda potrebbero farsi vedere Rai 2. Però abbiamo delle cose... Perché ridete così? Cosa vi dite?
Cos'è che fa ridere così? Di tutto, Benzini. Non è che possiamo raccontare qui cosa ci diciamo realmente. No, è che c'è un clima proprio, sai, quando sei con un amico, l'amico del cuore, sì. L'amico al quale vuoi bene. Noi arriviamo in studio a Striscia e non è che ci raccontiamo cosa abbiamo fatto il giorno prima o cosa faremo dopo, ce lo diciamo in onda. Quindi sì, alle certo, volte, sì. Mentre va un filmato, ci diciamo anche delle cose private. E quindi magari al rientro ridiamo sia per il filmato che per le cose che ci stiamo dicendo. Poi sai, Enzino a me mi ispira proprio, quindi mi ricordo una delle prime puntate, lui arriva, già l'arrivo suo fu pazzesco perché non credeva di essere a Striscia, lui pensava di essere su Scherzi a Parte, l'ho raccontato anche su numero uno del libro. E finita la prima puntata, corse in camerino, si chiuse dentro e uscì dopo 3 minuti. Uscì, mi abbracciò e mi disse: ho telefonato a mia mamma, mi ha visto in onda, adesso sono convinto che sono su Striscia. Beh, perché cavolo, programma storico come l'altro programma. Anche a me quando capita di parlare, quando ti chiedono ma da bambino che cosa vedevi, cosa ti piaceva in televisione, sì. Drive-in, guarda, io ho avuto in questi 2 giorni, ieri la Jalappas per Mai Dire Gol e oggi te per il Drive-in, che sono le due colonne portanti della mia infanzia, anche perché tu sei stato tra le persone che più di tutte mi hanno fatto appassionare all'arte contemporanea. Io proprio lì ho detto, forse ho capito cos'è l'arte, guardando il Teomondo Scrofalo. Fantastico. Che, di cui voglio intanto sapere tutto, un po' com'è nato. Intanto ti voglio dire, di quel quadro è più bella la cornice del quadro. Beh, sì, tanto sì. Per partire, tanto per precisare. Però adesso questo me lo tengo, me lo metto in camera. Anzi, guarda. No, guarda, scusa, se... Posso? Autografamelo. Te lo autografo. Ma prima di tutto, come se fossimo a Drive-In, lo devo descrivere. Certo. È lui o non è lui? Certo che è lui. Una splendida opera dell'esimio maestro Teomondo Scrofalo. Lo firmo qua. Eccolo così. Lì. Ecco fatto. Firma. Ezio. Perfetto. Titolo dell'opera, Alessandro Cattelan. Guardate. Guardate la barba fluente, guardate il bicchiere tenuto, il sorriso, lo stesso sorriso del maestro Scrofalo. Complimenti. Quanto offri? 1.500, aggiudicato. Venduto, andato, aggiudicato. La statosta era uno dei 1.000 tormentoni che ti... Come ti venivano? Erano pensati, avevate un gruppo che si concentrava su quello, venivano a te spontaneamente, li diceva qualcuno. Il tuo preferito qual è? Beh, immagino quello che ti citano tutti sia è lui o non è lui, è lui o non è sì, lui, sì, certo sì, che sì. Lui. A me piace molto, ce la fai, non ce la fai, quello mi piace molto. Quello poi a te quali piacciono? Ma insomma ce n'è uno al quale sono molto affezionato, che è stato il primissimo quando ho fatto il primo anno di Drive-In, che facevo degli sketch e dicevo: ma lo sa che è un bel Volpino? Che era antico. Anche ma è rimasto. Ezio, oltre a essere un numero uno, come casualmente mi capita di ricordare il titolo del suo libro, numero uno, ha lavorato secondo me con i tre grandi della comicità mondiale di questo secolo: Mel Brooks, Leslie Nielsen e Capitan Ventosa. Cosa? No, a parte Capitan Ventosa, cosa ti hanno lasciato? Che ricordi hai di Ma dei ricordi di loro, meravigliosi. Questi due fenomeni. Con Mel sono sempre in rapporto, ci sentiamo settimanalmente, ero in ottimi rapporti con sua moglie, Anne Bancroft, grandissima attrice. Beh, Mel mi ha insegnato tante cose che mi sono poi state utili quando ho girato le parodie al cinema, quindi da The Silence of the Hams, certo, Il silenzio dei prosciutti, a Box Office 3D, che è stato l'ultimo che ho girato come parodia. Leslie era un compagno d'avventura straordinario, era un giocherellone. Primo appuntamento, ci vediamo, Beverly Hills, Rodeo Drive, mi dice: ti vengo a prendere, andiamo a cena insieme. E mi ricordo, erano le 7 di sera, vedo una Rolls anni 50 decapottabile gialla, sì, con il clacson, che è quello che poi facevo anch'io a Striscia, quel clacson che faceva e comincia dall'inizio di Rodeo Drive a suonare il clacson. Già era lui famosissimo, certo. In più la macchina gialla, aua, è arrivato. E poi andavamo a cena insieme e lì era drammatico perché lui aveva inventato una macchinetta che tenevi in mano e che se schiacciavi faceva dei pernacchioni terrificanti che sembravano veri. E me ne aveva regalata una. Sì. E quindi mi aveva allenato, praticamente facevamo queste pernacchie, bisognerebbe usare un altro termine, ma è scurrile, che sembrava in comincia effetti, con scur anche l'altro termine. E finisce okay. Con edge, sì, sì, esatto. Okay. Ma non diciamo cos'è. Non diciamo qual...
Per cui in ogni occasione, sì, quando eravamo insieme, utilizzavamo le macchinette. Eravamo al ristorante, c'era una signora, diciamo, un po' robusta. Lui mi diceva, let's wait, aspettiamo, aspettiamo. Okay. Vabbè, aspettiamo. Quando la signora cominciava ad alzarsi, con un po' di sforzo, noi allungavamo la mano dietro e facciamo partire babà, babò, i suoni pazzeschi. E ci voltavamo a guardarla, quindi la colpa ovviamente era poi della signora. E quella roba lì fa sempre ridere. Nell'ascensore lo faceva, anche nell'ascensore. Una volta l'ha fatto con una coppietta che era appena entrata, si è appoggiato, ha cominciato a fare questi rumori. Uno ha fermato, eravamo nel mezzanino, ha aperto le porte ed è uscito dalla È scappato per paura.